Ciao a tutte ragazze, benvenute in questa seconda parte del video Try On Haul di Shein. Se vi siete perse la prima parte potete trovarla andando giù nell'info box, vi lascerò il link. E sempre nell'info box vi lascerò anche tutti i link alle cose che ho acquistato. Ci tengo anche in questo video, magari molte di voi lo sapranno perché magari hanno visto già la prima parte. Tutti gli acquisti sono stati fatti da me, sono una comunissima, normalissima persona che ha semplicemente fatto un ordine e ve lo sta mostrando. Quindi anche tutti i link che trovate nell'info box ve li metto solo per agevolarvi, magari se vedete qualcosa che vi piace nell'andare a cercarlo. Ma io non ho nessun vantaggio da questa cosa, lo faccio semplicemente perché mi fa piacere farlo per voi. Detto questo, direi di iniziare subito, altrimenti questo video diventa infinito. Come ho specificato anche nell'altro video, non ho acquistato solo vestiti, ma vedrete veramente un po' di tutto. Quindi direi di iniziare con degli accessori. Questi qui, sì, partiamo da questi, che sono due cose beauty. Allora, partiamo da questa. Sono impacchettate talmente bene che non riesco neanche a spacchettarle. Quindi, perché iniziare da questo, Vale? Perché complicarsi la vita così? Allora, direi che taglierò tutta la parte in cui non riesco ad aprirlo e ci vedremo quando sarò riuscita a scartarlo. Ok, direi che sono riuscita a scartarlo. Comunque, ho preso questa qui, credo che sia la matita labbra, sì, e questa è la colorazione 04 Neutral. Spero di aver trovato una matita tipo questa che indosso, perché quella che indosso ha un grosso, grosso problema, ovvero che non, quando la tempero è troppo molle ed è di NYX. Questa qui ha un packaging bellissimo, ragazze, ma guardate che roba, ma non può essere di Shein. Cioè, è veramente bello il packaging, duro, rigido, bellissimo. E poi è una matita automatica e vi dirò che mi sembra molto che il colore sia quello, vedete, del mio contorno. La matita scrive, è abbastanza rigida. E niente, vi farò sapere per quanto riguarda la durata, perché se è anche duratura, ragazze, questa diventerà la mia matita della vita, perché è veramente bella. Cioè, ma un packaging così veramente da Shein non me lo sarei mai aspettato. Bellissimo. Poi ho preso una cosa che ho già in un'altra colorazione e ho voluto prenderla anche in questa, perché è veramente bella. Cioè, addosso è super, ed è uno di quei, non saprei neanche come spiegarli. Questo qui si chiama Berry Season ed è fatto così, schiacciando viene fuori. E adesso non posso metterlo addosso, ma è fatto così, vedete, è come se fosse un lip plumper. E colora giusto le labbra e gli dà questo effetto volumizzato che secondo me è meraviglioso. Ce l'ho appunto, come vi dicevo, in un altro colore che credo di avervi mostrato in un altro video di Shein e mi ci trovo benissimo, quindi niente, l'ho preso, quindi super consigliato, lui è già promosso. Ok, sono andata a rimuoverli per evitare di sporcare tutti i vestiti di trucco. Invece adesso vi voglio mostrare una cosa per la casa che bramavo da un sacco di tempo, ragazze. Allora, pesa 900 kg, ma è meraviglioso! Non potete capire la mia gioia. Ho comprato un set da 32 posate color oro. Bellissimo. Quest'anno, tra l'altro, lo sto trovando dappertutto, però su Shein ha un prezzo decisamente, decisamente conveniente. Queste sono identiche a quelle che si trovano su Temu, che ho visto in altri video. Su Temu tipo costano 3 euro di meno, ma sempre loro e sono wow. Le forchette sono giganti proprio. Allora, i coltelli sono fatti così, appuntito, abbastanza tagliente sembrerebbe, cioè non sembra fatto di plastica, ecco. E bello. Questi spero che il lavatrice, sì, lavatrice, che il lavastoviglie si lavino, anche se a me qua non serve perché appunto non ce l'ho, però credo che vadano in lavastoviglie. Poi
Poi ci sono questi mini cucchiaini che sono troppo dolci, sono piccolissimi, belli belli. Poi queste super enormi forchette e in ultimo questi cucchiaioni bellissimi, ragazze, belle belle, queste posate veramente sono meravigliose. E niente, spero che non perdano il colore, ecco, questa è l'unica cosa, che rispecchiano esattamente ciò che ho visto sul sito, quindi sono veramente felicissima, non vedevo l'ora del loro arrivo. E basta, niente, direi di andare avanti. Passiamo ora a un po' di abbigliamento. E qui cosa ho preso? Eccolo, bellissimo. Il materiale sembra ottimo. Ho preso tutte cose dello stesso colore, vi dicevo, perché io adoro i toni del beige, del nero, del marrone, quindi alla fine ci provo a comprare cose di colori diversi, ma non ci riesco. Comunque, come vi dicevo nell'altro video, ho comprato una versione estiva di questi vestiti, estiva primaverile di questo vestito, e anche una versione invernale, e questa è l'invernale, ed è questo maglioncione lungo, che dovrebbe arrivare fino quasi alle caviglie, e bellissimo, con un pochino di collo, con una cintura in vita, secondo me è perfetto. E niente, credo che sia delle dimensioni giuste, sì, mi sembra così ad occhio di che sia giusto, ecco. E niente, il materiale è ottimo, ve lo straconsiglio, come se avete un po' di occhio, i maglioni di Shein sono pazzeschi, cioè se beccate quelli giusti veramente fate un super affare, e questo secondo me è giusto. E niente, quindi questo qui è super super consigliato. Se poi evitassi di strapparli tutti con questo anello, perché questo anello mi si incastrano e li distruggo tutti, quindi spero di non aver fatto fare la stessa fine anche a lui, perché quello dell'altro video l'ho distrutto miseramente incastrandolo all'anello. No, forse questo è salvo. Sì, dai, diamolo per salvo. E niente, comunque veramente bellissimo. Poi sempre come abbigliamento ho preso una camicetta che, se è come sul sito, è meravigliosa, è un bijou, speriamo. Allora, il materiale, sì, ci siamo, il materiale è bello, è di quelli freschi, e sì, anche le dimensioni mi sembrano giuste. È questa camicetta crop che ho pensato da mettere sotto al gilet che avete visto nell'altro video, quindi se non l'avete visto vi rinnovo l'invito ad andarlo a vedere. E niente, mi sembra che sia perfetta un po' per queste mezze stagioni, con i gilet sopra, ma anche da sola lei, secondo me rende un outfit pazzesco. Come vi dicevo, io impazzisco per la linea Daisy, cioè che è veramente la linea di Shein più bella che hanno, secondo me, meravigliosa, e questa ne è la riprova, cioè la stramega riprova, è perfetta. E è in taglia S questa, bellissima, sono super contenta, è meravigliosa. Ma guardate, poi è proprio carina, non ha bottoni, non ha niente, qua è bucata, ha la presa d'aria, come dico io. E niente, troppo graziosa, bellissima, sono contentissima, ragazze, perché quando faccio degli acquisti giusti sono veramente al settimo cielo, perché non buttare i soldi è veramente perfetto. Poi, ultimo acquisto in ambito di vestiario, è sempre un'altra camicetta, sì, credo che sia l'ultimo, adesso non ricordo, dopo controllo. Comunque ho preso un'altra camicia, sempre della linea Daisy, inutile dirvelo, perché è pazzesca, quindi speriamo che questa lo sia altrettanto, e direi di sì, perché questa ha un tessuto ruvido, che quindi è quello che preferisco, ed è questa camicia qua, con le maniche over, vedete, così magari riesco a evitare di sudarci dentro, che purtroppo quello è il problema delle camicie, per chi come me suda tantissimo sa che è un incubo. E ha questi, come dire, ma tanto poi ve la mostro indossata, quindi a posto. Comunque ha questi, questa, non so neanche come dire, questa parte che restringe la manica over, diciamo, no?
anche se in realtà, ah, ecco che sciocca, aveva 300 bottoni, effettivamente io l'ho stretto al più largo, infatti ho detto, ma non è che si stringe come dal sito, invece no, si può stringere di più. Comunque vabbè, poi lo farò. Sta di fatto che niente, è meravigliosa, meravigliosa da mettere sopra i pantaloni bianchi in primavera. Secondo me è perfetta, con magari sotto un top, così che se fa caldo la si può anche tenere aperta. Bellissima, stra consigliata, super. Poi andiamo sugli accessori. Ho preso degli orecchini a goccia che ho visto ovunque e quindi volevo anche io, e sono questi qua perché secondo me sono stra eleganti. Ah, ecco, infatti dicevo, ma dov'è la parte dietro? Ecco, c'è, è quella gommata che io vi dirò, adoro, perché non ti taglia il retro dell'orecchio, diciamo. Sono leggerissimi, quindi questi qua si ossideranno in 2 secondi, per cui li ho presi non come orecchini da battaglia, ma come orecchini un po' più eleganti, magari da mettere qualche volta. Adesso magari me li provo al volo. Questi qui invece che indosso tutti i giorni sono di... Dov'è che li avevo presi sul calendario dell'avvento di Pure Lei, che sono ottimi. E quelli non si ossidano, questi li userò solo per uscire qualche volta, se riesco a inserirli. Ok, bellissimi. Veramente fanno la loro figura. Adesso ho le orecchie bordeaux perché ci sono 900 gradi. Comunque, al di là della mia orecchia bordeaux, vedete, fanno proprio un bell'effetto. Cioè, si vedono, sono belli, 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 ragazze, super consigliati, veramente. Pur consapevoli che appunto vanno messi una volta tantum, ecco. Poi a volte capita che quando trovo degli orecchini che mi piacciono particolarmente, poi vado a comprarli in gioielleria, fatti bene. Però appunto a volte mi serve anche solo per capire se vale la pena fare, spenderci un po' di più per fare appunto un acquisto di un certo tipo di orecchino. Ok, ecco, reinserito, a posto, ho di nuovo tutti gli orecchini uguali. Poi, altra cosa che sono andata ad acquistare è questa collana che non vedevo l'ora mi arrivasse, anche questa consapevole che è bigiotteria, quindi dopo poco, cioè va usata insomma ogni tanto, non sempre. Questa l'ho presa, ah, ma sono doppie, pensavo che fosse una. Questa l'ho presa, adesso vi dico subito, da mettere sui maglioni. È vero che adesso sta finendo l'era dei maglioni perché ormai andiamo verso la primavera, estate, ma... Allora, bella, carina. Questa qui si può mettere a diverse misure. Io l'ho messa così, è la più larga. E poi c'è lei che si mette così. Forse per lo scopo per cui l'ho presa non va bene, perché secondo me la immaginavo un po' più larga da mettere sui maglioni, perché se hanno il collo, come si fa ad agganciare? No, forse sì, si riesce effettivamente. Sì, si riesce, si riesce. Ok, niente, questa collana è bellissima, veramente imponente, un po' tamarra, però è bellissima, secondo me, elegante. Adesso me la tengo su fino alla fine del video, che non ho voglia di togliere. Poi andiamo avanti, altro accessorio. Accessori in generale sono questi, anche questi li bramavo da tempo, ragazze. E abbiamo allora, abbiamo la fascia per la skincare, che è questa qui, e io questa ce l'ho con le orecchie. Se non avete visto il mio video sulla skincare, vi invito ad andare a vederlo, è troppo simpatica quella fascia lì. Però ne volevo un'altra da portarmi a casa a Milano, perché da quando uso queste fasce veramente mi viene molta più voglia di fare la skincare, che ho sempre odiato, e adesso me ne verrà ancora di più perché ho preso anche loro. Che questo qui è un po' scassato, ve lo faccio vedere, perché come vi parlo bene delle cose, vi parlo anche male se arrivano brutte. E questo è un po' così, vabbè. Ok, la cucitura non era fatta benissimo. Comunque sono i polsini per fare la skincare, e per evitare che coli tutto, no?
sulle braccia e bagni le maniche. E niente, li adoro questi qui, sicuramente li metterò in funzione già da stasera perché li stavo anche loro bramando e aspettando da tempo. Poi, altra cosa, ho preso queste che facevano sempre parte dello stesso set, tutte queste spugnette che io uso per stendere il correttore, mi trovo benissimo. E poi nel set c'erano anche loro, che sono molto... Sto facendo un guaio. Ok, che sono molto curiosa di provare, non loro, loro non mi fanno impazzire, anche se tutti ne parlano bene, a me non piacciono molto. Dovrei riprovarci per la cipria sotto gli occhi. Invece sono molto curiosa di questi mini cosettini qui. Perché guardate che come sono carini. Cioè, fanno riderissimo per andare a mettere il correttore. Secondo me questi sono fantastici, quindi non vedo l'ora di provarli. E poi ci sono questi affari qua più grossi che, devo dirgli la verità, credo che servano per la skincare. Perché credo che diventino delle spugne struccanti, perché sembrano cartone, quindi immagino che non servano per struccarsi. O se mi sbaglio, scrivetemelo giù nei commenti, così magari le uso per la cosa giusta. E poi, ultima cosa per la casa è... sì, credo di avervi mostrato tutto, ragazzi, non potete capire che disordine che c'è qua. Ho accatastato tutti gli acquisti tra questi di questo video e quelli del video precedente, c'è un macello. Comunque ho preso una pianta finta perché in bagno vorrei tantissimo una pianta, però cos'è il problema? Che devo sempre tenere chiuse le persiane perché ho la finestra dei vicini che è esattamente a mezzo metro dalla mia finestra. Quindi, essendo un bagno, non è che proprio sia il massimo stare con i vicini che ti guardano dentro casa. È vero che anche con le tende in realtà si vedeva attraverso, e comprare delle tende scure, eccessivamente scure, non ha senso. A quel punto tengo chiuse le persiane, no? Anche perché dalle persiane, a differenza delle tapparelle, comunque la luce entra, solo che entra troppo poca per tenere in vita una pianta. Quindi è venuto il mio soccorso Shane con una pianta finta, come questa d'altronde, perché poi quando sono fuori casa chiudo, perché purtroppo se a questo mondo ci si potesse fidare della gente, terrei persino aperta la finestra e la porta di casa, però visto che la gente ultimamente è terribile, mi tocca chiudere. Quindi ho preso questa pianta che è una delle poche che ha il vaso, perché se volete una pianta rampicante finta di Shane, mi raccomando guardate bene perché quasi nessuna ha il vaso. Infatti alcune costavano di meno, però senza vaso diciamo che è un po' bruttarella, ecco. E niente, adesso la faccio vedere se riesco a estrarla. Qui non riesco solo a capire dove si inserisce. Ah, mi sa che si inserisce un po' dove si vuole. Sì, bisogna bucare questa parte e la pianta è abbastanza lunga. Se non faccio un disastro. Dicevo che è lunga questa pianta e per cui sono molto contenta perché me l'aspettavo così e così è arrivata, quindi senza sorprese. E è veramente bella, veramente bella. Con queste foglioline fatte così mi piace molto. Adesso, ok, si buca così e scende. Adesso questa qui la andrò a mettere in bagno che sicuramente farà un effetto meraviglioso. E niente ragazze, questo è tutto. Io spero che questo video vi abbia innanzitutto tenuto compagnia e poi vi abbia magari anche dato qualche spunto utile. Se è così, fatemelo sapere con un commento. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Se vi va, un bacio. Ciao!